Vorrei provare a leggere l'avventura dei gruppi di lettura con l'aiuto di una categoria, quella del lettore comune, e anzi come una forma di rilancio e di rivincita di questa figura. Che l'operazione sia tutto fuorché accademica si capirà, spero, dal seguito del ragionamento e anche dalla nuova centralità che tutto quello che è comune ha acquisito, sta acquisendo nel nostro paese e nel mondo. La nozione di lettore comune ci arriva naturalmente dalla pluricitata, ma mai abbastanza, Virginia Woolf, dalla sua raccolta di saggi The Common Reader, e indica quel lettore, che poi si è rivelato sempre più spesso una lettrice, che legge per il proprio piacere, per libera scelta, e che pratica una lettura molto diversa da quella dello studente, dello studioso e del critico, con tutto il rispetto per queste altre letture. Prima, e per domandarci se questa figura ha ancora senso per noi e per i gruppi di lettura, occorre osservare due paradossi e accennare brevemente alle diverse fasi e rovesciamenti storici che ha attraversato. Il primo paradosso è che questo lettore comune non è molto comune, almeno nel senso della frequenza, e soprattutto rifiuta questa etichetta che fa torto alla sua aura di irriducibile unicità, individualità e differenza. È per questo che Steiner ha intitolato un suo saggio The Uncommon Reader, il lettore non comune, e che il titolo originale del fortunato romanzo di Bennett, già citato anche questo, La sovrana lettrice, che è un po' il testo di riferimento della regalità del lettore comune, del suo rovesciamento in figura sovrana, si intitola nella versione originale di nuovo The Uncommon Reader, il lettore non comune. Il secondo paradosso è che la vicenda del lettore comune, dalle aristocratiche ambientazioni wolfiane, dalla anticipatrice apparentemente privilegiata scelta della stanza tutta per sé, che poi vuol dire democraticissima indipendenza anche economica femminile, indipendenza della donna, approda ben presto alle lotte e alle battaglie per l'alfabetizzazione, quando le prime biblioteche pubbliche in Inghilterra venivano aperte dichiaratamente per arginare l'influenza dei socialisti e poi venivano subito dopo richiuse perché erano diventate un covo di socialisti. Il piacere si tinge via via così di una sfumatura di emancipazione, di lotta, e il lettore comune diviene quello di Altick, un altro libro che si intitola The English Common Reader, che è tradotto in italiano col titolo La democrazia tra le pagine, un altro libro molto bello. Ed è il lettore che esce dalla biblioteca e rimane lì sul marciapiede, alla luce dei fanali, sotto la pioggia, incurante dei passanti, a sfogliare il libro che ha appena conquistato. Diviene questo lettore comune Martin Eden, che si fa la barba mettendo sotto lo specchio il dizionario e ogni giorno apprende parole nuove. Se questa è, in due parole, perché ovviamente non la posso fare tanto lunga, la traiettoria del lettore comune, i primi gruppi di lettura hanno una storia in parte diversa. Infatti affondano le loro radici nei circoli e nei caffè letterari del 7-800. Inizialmente sono colti, maschili, chiusi. Sono società letterarie dove il lettore comune è bandito all'inizio. Ma poi scoppia la Rivoluzione Francese, il furore di leggere, quando tutta Parigi si addormenta con un libro in mano, sorgono i gabinetti di lettura, la lettura si mescola alla conversazione, come succede oggi, e i salotti sono guidati dalle donne, come succede oggi. E poi, galoppando sempre rapidamente verso l'oggi, è quando, alla fine del Novecento, i gruppi di lettura divengono, nei paesi anglosassoni, un fenomeno di massa, 50.000 in Gran Bretagna, 500.000 negli Stati Uniti, quando all'inizio del nostro secolo l'onda lunga approda finalmente sul Mediterraneo, è allora, secondo me, che si pongono le basi per un nuovo incontro con il lettore comune di Virginia Woolf. Un incontro che è fondato prima di tutto sulla stanza, di cui hanno già detto benissimo, ovviamente, Grazia Livi e anche Simonetta Bitasi. La stanza è l'inalienabile e privato spazio in cui la lettura parla alla nostra coscienza, ci interpella in prima persona, e noi felici e anche un po' sciagurati rispondiamo qualche volta. Dalla stanza tutta per sé, che diviene una stanza tutta per noi, nel gruppo di lettura, per un noi plurale e timido, parte l'eredità wolfiana che arriva dritto ai nostri gruppi di lettura ed è la rivendicazione di una lettura passionale e appassionata, che concede pari diritto di cittadinanza all'argomentazione razionale e al discorso, perché tale è, delle passioni attraverso la narrazione e il contagio.
Il secondo elemento è l'intimità, perché il gruppo di lettura trasporta l'intimità dalla stanza di lettura all'istanza di discussione, la espone al pubblico, ma non la nega, anzi la rivendica. È proprio attraverso l'incubazione e l'intimità individuale che si genera il movimento verso l'altro, ma potremmo anche dire verso l'alto, che sta alla base del gruppo di lettura. Dice a questo proposito Levinas una cosa che si adatta perfettamente ai gruppi di lettura. La lettura sta stretta nella coscienza di un solo uomo e scoppia verso l'altro. Ed è quello che avviene nei gruppi di lettura. Il terzo elemento, infatti, è proprio la condivisione. E questa esplosione è il momento della lettura condivisa. Non mi soffermerò moltissimo su questo punto, che è stato anche oggetto del primo di alcuni ragionamenti nel primo raduno dei gruppi di lettura ad Arco di Trento, e lo do un po' per acquisito, se non per ribadire che la lettura condivisa è una cosa molto diversa dalla lettura collettiva. La lettura collettiva va da uno a tanti, è fondata sull'autorità, qualche volta sull'autoritarismo, sul potere della voce che parla, sulla priorità dell'utile, della lettura strumentale. È rappresentata per esempio dalla lettura dei contadini attorno al fuoco, di cui ci ha raccontato Chartier, dalla lettura del capofamiglia alla famiglia riunita, dal sermone ecclesiastico, scolastico o politico, dalla lettura agitata come bandiera. La lettura condivisa invece è un'altra cosa, è valorizzazione della lettura solitaria e privata, valorizzazione nel senso di creare e offrire valore aggiunto intorno a questa lettura. Se la lettura condivisa non fosse qualcosa di diverso dalla lettura collettiva, non potrebbe avvenire quel miracolo che talvolta avviene nei gruppi di lettura, quello di mettere assieme il singolare e il plurale, il diavolo del piacere e l'acqua santa dell'etica e della responsabilità, oppure il contrario, l'acqua pulita del piacere e il diavolo roditore dell'etica. Ma dire che la lettura condivisa del gruppo di lettura non è utilitaristica, non è strumentale, non significa affatto dire che sia inutile, anzi. Qui parte la definizione che vi propongo per i gruppi di lettura, che potrebbe essere un po' questa: i gruppi di lettura fanno cose con la lettura. C'è un libro molto bello di Lea Price, purtroppo non è tradotto, che si intitola Come fare cose con i libri e che fin dal titolo ammicca alla teoria degli atti linguistici di Austin, Come fare cose con le parole. Ci parla del potere performativo della lettura, che leggendo fa succedere delle cose, della sua forza materiale, e dice le mani attraverso cui passa un libro costituiscono parte del suo significato. Questo passare di mano in mano, che è anche fatto di lavoro manuale, che è frutto di mani che si toccano, è appunto la lettura condivisa. E queste cose che si fanno nei gruppi di lettura cosa sono? Tantissime, alcune ne abbiamo già sentite. Sono la costruzione di relazioni sociali innervate dalla lettura. Pensate ai gruppi di lettura che oltre a leggere insieme poi si ritrovano, vanno al cinema, frequentano altre occasioni culturali. Sono la pratica della conversazione, non solo nel senso salottiero, ma perché il libro è parlante. Ricordiamo che la lettura può essere silenziosa, spesso lo è e lo deve essere, ma non è mai muta. Sono il contagio, l'organizzazione del contagio di lettura, su cui già si è detto e si dirà ancora, sono l'approfondimento di temi legati alla lettura di un libro e calati in situazione, cioè nel vissuto personale e sociale delle persone che leggono. Sono sempre queste cose che fanno i gruppi di lettura, l'esercizio del cambio del punto di vista attraverso l'empatia di lettura. Di questo esercizio il gruppo di lettura è un fondamentale laboratorio. Sono la macchinazione di consigli e sconsigli di lettura. Sono sempre le cose che fanno i gruppi di lettura, la difesa della lettura e lo sviluppo della soggettività e dell'orgoglio anche del lettore. Anche se il gruppo di lettura non è l'ufficio del difensore civico del lettore, perché non affronta mai questa tematica da un punto di vista sindacal-consumeristico, c'è sicuramente però anche questo aspetto. E infine la sperimentazione di nuove modalità di lettura, pensiamo alla lettura ad alta voce mescolata all'esperienza dei gruppi di lettura, la lettura lenta, l'invito alla rilettura, e lo sviluppo di attività rituali intorno alla lettura, che i gruppi di lettura praticano molto spesso, poi magari si potrà entrare con esempi,
E infine, e questa volta l'elenco lo chiudo, l'azione critica nei confronti delle istituzioni della lettura e delle istituzioni editoriali. Anche questo è un aspetto importante della gruppalità del gruppo di lettura. Ma la cosa principale che fa il gruppo di lettura e che riassume tutte le altre è mettere la lettura in comune. E qui aggiungo solo un accenno, un tema che meriterà anche questo sicuramente di essere più approfondito. Mettere la lettura in comune è qualcosa di molto di più e di diverso da avere la lettura in comune, averla già in comune, possederla, perché presuppone un'azione consapevole, presuppone il gesto del mettersi in discussione, non solo la discussione sul libro, ma del mettersi in discussione come lettore. Implica la scelta dello scambio, del dono, racchiude l'idea della lettura come qualcosa che si costruisce, che è sempre in costruzione, in cantiere, non è un patrimonio preesistente. Quest'idea non patrimoniale della lettura, ma attiva e proattiva, che i gruppi di lettura trasmettono, ci permette di rispondere anche all'eterna obiezione per cui i gruppi di lettura rappresenterebbero un'attività per soli lettori forti, per gente che già legge. Ora, a parte il fatto che non è così, in Spagna, ad esempio, la prima cronaca di Nuria Barrios apparsa sul País nel lontano 2002, che aprì un po' anche la stagione spagnola dei gruppi di lettura, si intitolava «Sono venute donne che non avevano mai letto un libro». Questa era la sintesi, insomma, di quel pronunciamento, di quell'esperienza. Ma soprattutto i gruppi di lettura, anche quelli composti da lettori accaniti, impenitenti, recidivi, amano mescolarsi e confrontarsi con chi è diverso lettore, meno lettore, non lettore. Se no, i lettori fortissimi dei gruppi di lettura non ci verrebbero neanche ai gruppi di lettura, sarebbero paghi e soddisfatti della loro lettura e non avrebbero bisogno del valore aggiunto della lettura condivisa. Rimane un ultimo punto, ma non per importanza. Che cos'è questo comune che i gruppi di lettura condividono tra loro e con altri nella società? O, detto in altri termini, che cosa hanno in comune i gruppi di lettura con i gruppi di acquisto, di scrittura, i laboratori, le biblioteche, le piazze del sapere, l'ambientalismo, la società della conoscenza, l'acqua e noi con loro? Non sto facendo l'elogio del bene comunismo, ma anche sì. So che bene comune oggi è un termine inflazionato e passepartout, ma i gruppi di lettura che partono dalla lettura stanno ben radicati nella lettura, ma vanno anche oltre. E prendendosi cura della lettura degli altri, del welfare culturale, mostrano concretamente che oggi è possibile un'alternativa a quella che in passato era stata chiamata la tragedia dei beni comuni, cioè il destino di incuria e di spreco che in una logica di economia di rapina incombe su tutto ciò che è comune. Ecco. No, i gruppi di lettura ci dicono con la loro esperienza che questa tragedia non è obbligata. I gruppi di lettura con le biblioteche, con i laboratori e i cantieri della lettura condivisa e della conoscenza diffusa mostrano che c'è un'altra strada per i commons, una strada terza tra pubblico e privato, perché comune indica non un'appartenenza a proprietà, ma una modalità di fruizione diversa da quelle praticate dal liberismo e dallo statalismo, non selvaggia, ma regolata dalla cura di tutti e di ciascuno, una sorta di raccolta differenziata delle idee. E i gruppi di lettura mostrano nei fatti che per i beni immateriali, come la conoscenza, come la lettura, non vige il regime di scarsità naturale. Questa scarsità, semmai, viene indotta artificialmente dal regime proprietario. Mostrano che il comune è sussidiario, nel senso della sussidiarietà che era stata indicata per la prima volta da San Tommaso quando diceva un organo lontano dalla funzione non deve fare ciò che può fare un organo vicino, e oggi è assunta addirittura a principio legiferante della Comunità Europea. E il gruppo di lettura è il punto più vicino alla nostra lettura, alla nostra coscienza di uomini e donne che leggono. È il buon vicino in senso warburghiano, è il prossimo del lettore comune in senso evangelico, è il suo ipocrita fratello in senso baudelairiano. Per questo le biblioteche, se davvero vogliono concepirsi come servizi di prossimità o luogo dei legami, come diceva Melot, devono abbeverarsi all'acqua dei gruppi di lettura. Per fare ciò probabilmente devono cambiare, devono sapersi bene comune nel comune, devono cercare i propri alleati e le loro alleanze, devono costruire e partecipare a costruire la comunità dei lettori. Questo non è un paese per lettori, e lo sappiamo, che è molto di più e peggio di dire che non è un paese di lettori, dove non si legge abbastanza.
In questo paese la lettura è un ostacolo, i lettori sono spesso offesi e discriminati se non perseguitati, anche se poi ci si stupisce che si legga poco, che la sacra lettura sia così poco seguita. In questo paese si tagliano da 10 anni, non da 2, i bilanci dell'istruzione e della cultura. In questi paesi le biblioteche hanno gli stessi orari del catasto e del protocollo, mentre i centri commerciali sono aperti fino a mezzanotte. Come se le biblioteche fossero un ufficio comunale come gli altri, e non la cellula primigenia dell'autocoscienza leggente, lasciatemi esagerare, indignare e sognare, non il brodo di coltura della cultura, il punto di incubazione della mente collettiva. Ecco allora, in questo paese c'è speranza se nascono 100, 1000 gruppi di lettura. C'è speranza se questo accade a Cologno Monzese, in tutta Italia e in Spagna, dove i gruppi di lettura sono ben più di 1003, e in Europa. C'è speranza se sapremo aprire le porte a chi si incontra per leggere, a chi sta insieme per parlare di libri vissuti, a chi discute per ore di un verso, a chi semina letture.